Se penso a Milano, penso ai Navigli, dato che è la prima zona che ho visto quando mi sono trasferita a Milano, e poi a questa testa del Naviglio grande la sera c'è un tramonto bellissimo. Siamo vicino al quartiere di Isola di Milano, questi sono i bastioni di Porta Nova e questa è via San Marco. A Milano ci sono tanti posti belli, ma per adesso il mio preferito è questo, perché si passa da una parte più caotica a una parte un po' più tradizionale di Milano. Per me Milano è via Carlo Dadda, la strada che faccio ogni giorno per tornare a casa e dove posso vedere i colori della mia squadra. La mia squadra che seguo da quando sono piccolissima e adesso che sono a Milano posso goderne appieno tutti i giorni. Trovo in viale Gian Galeazzi, vicino alla pasticceria Gatullo, uno dei posti da me più amati di Milano. Proprio perché qua, circa 10 anni fa, quando venni per la primissima volta a Milano, mia mamma, davvero milanese doc, decise di portarmi per farmi sentire il profumo dei biscotti S appena sfornati e che mi fecero innamorare di questa città. Benvenuti in piazza Ginovalle. Essendo poco conosciuta e anche molto poco frequentata, di conseguenza è un posto perfetto per andare in skateboard. Ogni volta che cammini per questa piazza stai col naso all'aria, come se non fossi in Italia, come se fossi in un paese con i grandi grattacieli in cui qualunque dettaglio ti fa perdere.